Sì, non ride non soltanto per il risultato, anche perché alla fine del primo tempo probabilmente la svolta ci poteva essere. Voi subivate tanto a sinistra, poi però Diamanti ha avuto l'occasione per pareggiare gol di Gilardino. È lì che si è giocata un po' la partita? E lì il rammarico? Sì, il rammarico è che diciamo, dopo i primi 15 minuti che abbiamo sofferto, tu questi cross dalla sinistra, abbiamo preso in mano la partita, abbiamo preso un palo, una punizione, un tiro di Pulsetti, un altro tiro di Diamanti, lì potevamo pareggiare. Chiaro, poi torni dagli spogliatoi, dopo 40 secondi prendi il 2-0 contro una grande squadra come la Fiorentina, dopo lì ci siamo un po' disuniti, ho cercato di riequilibrare la situazione e al 35esimo riprendi l'ennesimo palo, un po' oggi gli episodi sono stati sfavorevoli, però la squadra ha fatto una discreta prestazione, è stata in partita fino alla fine, non ha mollato. Però ci dispiace per non aver fatto il risultato, però siamo sulla strada buona, la squadra c'è, applicata, quindi vediamo di recuperare subito. Una curiosità, Di Vaio forse troppo solo, lei poi lo ha cambiato perché non ne aveva più? Sì, Di Vaio non è che è troppo solo, Di Vaio doveva essere accompagnato, infatti dopo i primi 15 minuti è vero che era solo, dopo abbiamo cercato di accompagnare, le nostre azioni le abbiamo avute. Dopo è chiaro che dopo questo grande caldo aveva speso molto, ho cercato di tenere sempre la squadra equilibrata, e però ha fatto la sua parte, è stato bravo, quindi non c'ho niente da rimproverare ai miei ragazzi se non un pizzico, un po' di cattiveria in più. Ilaria, riascolta il mister. La cattiveria, mister Bisoli, che forse si acquisisce. Bisoli ha subito fatto riferimento al caldo. Nel frattempo le auguriamo un buon inizio di stagione, un in bocca al lupo. Grazie, per un passo grazie, diverso da gentile. Trovare già nella prossima settimana. Grazie Bisoli, grazie a voi, grazie.